Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qua in questa nuova parte, la guida di Nazuma Eleven 2, Bufera di Neve, presentata dal vostro Vincentino. Sta per iniziare il nuovo capitolo di questa avventura. Intanto vediamo qua che parlano di aver visto di nuovo quel tizio spesso che girava da queste parti, era vestito in modo strano, ha persino cercato di attaccare bottone con me nel veicolo. Per questo che continuo a dirti di non giocare in posto del genere. Ma di chi stanno parlando per ora? Stavo facendo tutto il pezzo di ma è troppo veloce, non c'è mai stato di dietro. L'ultima volta che ho provato le mie ginocchia non hanno reso, sono buone a nulla. Proprio, vediamo che sta succedendo. Xavier è un ragazzo misterioso di cui non si sa nulla. Ecco, come dicevo, si apre il quarto capitolo, Verso l'illuminazione. Allora Sean, che cosa ne pensi dell'autobus in Azuma? Non è male. Ci si diverte. Non ho mai viaggiato con così tante persone belle. Abbiamo seguito le istruzioni della natrice. Tanto Celia. Venite tutti qui, sono riuscito a stabilire un contatto con l'ospedale. Posso parlare con tutti. Vedo che belle. Ecco ora ci mettiamo in contatto con coloro che sono in ospedale. Due Steve, Mark, si sono sempre delle economie. Quanto tempo, come la passate? State recuperando? Siete ancora doloranti? Il cibo dell'ospedale è così insipido, io non lo reggerei proprio. Cosa serie? Perché non iniziate a raccontarci un po' la vostra vita? Non ho certo bene, storia lunga. Ci racconta tutta la storia di ciò che è accaduto. Sono comparsa per essere ancora più forti. Già, non so se riusciamo. Non ti preoccupare, ce la faremo. Mi sembra ottimista, capitano. Che l'Epsilon è molto più forte della Gemini, infatti nella precedente parte abbiamo fatto conoscenza contro la nuova squadra. Ha ragione, se date il massimo sono sicura che riuscirete a vincere con noi, eh? A piacere sentite che siete migliorati, non vediamo allora di giocare a calcio con voi, non c'è nessuna fretta, piuttosto pensate a rimettervi in testa. Tanto all'Inna Schiller, la vostra prossima destinazione è già stata decisa, davvero dove dobbiamo andare allenatrice? Il direttore mi ha appena riferito che l'Epsilon ha annunciato l'obiettivo del suo prossimo attacco. Altro attacco di nuovo. Ti ha appena sconfitto Gemini. Non abbiamo un attimo da respirare. Vediamo dove attaccheranno. Il prossimo obiettivo è la Closed Divinity School a Kyoto. Dobbiamo metterci subito in marcia. Cosa? Perché la conosci? Quei ragazzi sono degli idoli del mondo del Kung Fu. Possiedono una forza eccezionale ottenuta attraverso allenamenti stonanti. I loro riflessi sono fulminanti. Ma allora perché non hanno partecipato? Loro seguono questo motto. Il corpo e la mente vanno elevati in solitudine. Quindi il nostro prossimo obiettivo sarà questa appunto scuola a Kyoto. Ma io ti posso dire che riusciamo a procurarci qualche fuori da. Batterci, andiamo di nuovo tutti insieme quando sarete meglio. Ok, non vedo l'ora. Dovete tenere testa all'Epsilon. Quindi quelli erano i vostri compagni. Sembrano proprio simpatici, ma anche i tuoi amici dell'Alpino. Se ti va poi, stai sistemando soffrivamente per fare entrare in squadra alcuni giocatori, provaci. Tanto, ecco il signor Petran. Ora bando alle ragazze, fatemi un fisco quando siete pronti, arriveremo a Kyoto in un battibaleno. Parla il signor Petran quando vuoi partire. Ma siccome io voglio partire, parlo subitissimo con il signor Petran. Siete pronti? Sì, bene, andiamo. Ora di andare a Kyoto. Mettiamo a Kyoto e si parte ragazzi, mettiamo città e partiamo con l'autobus Inazuma. Intanto una chiamata a Lina Schinner, che è allenatore di mano. Vediamo, allora continuerà l'indagine solo, non posso starmene con le mani in mano con la minaccia incombente delle. Devo assolutamente scoprire tutti i segreti della fortuna con le sue ricerche, grazie. Quindi massimo ed è anche promesso ai suoi allenamenti, il fatto è che sono solo dei bambini, hanno sulle loro spalle. Possiamo iniziare subito. Andare a Kyoto, ragazzi, ragazzi, svegli, siamo arrivati a Kyoto. Ecco che arriviamo, finalmente a Kyoto. Ecco Victoria, l'ultimo che scende è una lumaca. E si va. Mi sembra di essere in gita, adesso ti ci metti anche tu. Ecco che scendiamo dall'autobus in Azuma verso Kyoto.
Ecco la città. Così queste chiode, come faronzotto è passato da una città magica. Guardate come com'è alta quella torre. Wow, qui a Cotto abbiamo messo. Qua parla quello di dolce. Tanto dobbiamo andare a questa nuova scuola. Ah, chi si rivede. Vediamo chi è che parla. Grazie, è stato un piacere. Sean parlava con una. Oh, non mi sentivo molto bene. Lei si è presa cura di me e mi ha portato qui. Gli abitanti di Kyoto sono molto gentili. Sei famoso ragazzo da te senza che tu debba neanche muovere un dito. La popolarità non è tutto. E sei famoso, vero Todd? Beh, no. L'attacco è previsto per domani. Non abbiamo tempo da perdere. Andiamo. Dopo aver fatto tutto questo, se no potrei almeno un bicchiere per il vapore. Ah, sempre di cibo parla. Che mi sta per caso parlando da no, ma voi dove smettete l'indiscena? Non mettete indicazione per la cluster di Minchi. Chiedi in giro indicazioni per la cluster. Parliamo con questa. Vedo un poliziotto. Dobbiamo quindi chiedere in giro. Questa parte è scoppiata adesso, andiamo subito a vedere. Ma non c'è cosa da fare. Dando una sfida che sto prendendo. Dopo questa sfida possiamo cercare indicazioni. Ehi, dove va il stupido? Qua c'è la Ritz, sta. Ma aveva detto quella. Come sarebbe se qualcuno ne dovesse aiutarlo? Forse sarebbe meglio, ma vediamo che accade. Mi sei venuto addosso la mia che faccia tosta. Ecco Mark che si mette in mezzo. Con quella faccia non potevi fare altro che il teppistello. Non è caso di cosa. Vieni qua di me. Ci sarà diversi tipo, un po' di pratica per il grande evento. Ecco c'è. Quando pare. Sì. È proprio una sfida. Facciamo un pallonetto. Vai, vediamo cosa accade. E c'è il gol. Ecco che vinciamo questa sfida. È stata facilissima. Davvero molto facile. Ci rivedremo. E se ne vanno. Andiamo da questo giocatore. Cosa che non vi ricordo cosa, perché vi siete mischiati? Potevamo venire con dei pagliacci come quelli. Avete aiutato, è noto per essere una testa calda. Mi sorprende che non abbiano ancora cacciato della cosa. Come fa una scuola con degli ideali così alti ad ammettere un attaccabrica come quella? Sono abbastanza quello con quel forestiero che non fa che apparire e spandere la gente. Non abbiamo scelto non ti arrabbiare, se la mi scusi signore, ci saprebbe dire dove si trova il cruz. Dovete incontrare qualcuno, lì si trova nella parte nord-ovest. Beh, almeno siamo riusciti a capire dove si trova. Andiamo, capitano. Adesso per accedere alla Cluster Divinity School. Ecco, ora possiamo quindi accedere a questa scuola. Andando nella mappa. Mappa Cloister, eccola qua. Ok, entriamo nella Cloister. Eccola qua, in tutto il suo splendore questa scuola. Si stanno allenando.
qua. Siamo arrivati al campo dove avviene l'allenamento. Che concentrazione di me, ha ragione, questo è solo l'ora di cambiare. Guardate, avrò bisogno di qualche informazione. Pensano solo ad allenarsi per il momento. Ehi, scusate, dico a voi. Ehi, sentite? Sono troppo concentrati. Sono sotto la minaccia di un attacco alieno, ma non sembra particolare. Magari non li hanno neanche avvertito. Dobbiamo trovare qualcuno che ci... Dobbiamo cercare qualcuno che ci ascolti. Spazzino di pulisci il campo, perché tutte cose non le so, le devo fare io. Adesso entriamo. Marco Sabena, senti, chi avrà fatto questo scherzetto? Quello è il ragazzo di... vediamo, quello deve essere forse l'allenatore. Sì, il capitano, agente tipo. Beh, non ti sembra il modo di accogliere questi... non proprio. Non guardate, mi hanno tutto da solo. E se ne va. Potete prendere maggiore disciplina di me. Sono il capitano della squadra di calcio, la classe... il capitano della squadra di calcio, quindi è... quel ragazzino gioca a calcio. Lui è solo... si chiama Scott Bunn. È un bel gatto. Ne ha fatta una delle sue, io e mio fratello ci siamo ritrovati coperti per vernici. Sbaglio, fratello, non sbaglio, fratello. Allora, come possiamo aiutarvi? Non siamo il club di... noi siamo il club di calcio alla Daimon, anzi la Daimon. E che entusiasmo. Abbiamo saputo che questo posto sarà il prossimo obiettivo della Lusso Academy. Scusate la domanda, ne eravate al corrente dell'attacco, sì? Vogliamo aiutarvi nella partita domani contro l'Epsilon. Capisco, molto interessante. Va bene allora. Ma non è la nostra intenzione giocare contro... cosa non giocherete? Proprio così, il calcio per noi è uno strumento per allenare il corpo e la mente. Siamo di una strada, parli come del nostro cuore, l'odio. Libera la mente e troverai gli studenti per comunicare con il vostro cuore. Allora è il nostro allenamento, aspettate. Hai detto che lo scopo del calcio è... esatto, questo è il mio. Giocherete contro con la squadra che ha vinto il football via, sarebbe un ottimo allenamento. Quello che ho in mente è che non è una vera partita, un po' una dimostrazione dei nostri due stili. Bene, accettiamo. Ecco, allora ci sarà una sfida 11 contro 11, penso, contro la Closer Divinity. Allora fanno la squadra di calcio al campo a dare un... è ora di affrontare la cluster, preparati. Io, siccome già sono preparato, posso parlare con lui. Sono prontissimo. Si può quindi iniziare. Ecco il campo della cluster Divinity. Aspettiamo che inizia. Molto forte del mio, vediamo se merito una simile forma. Ok, forza Raimon. Raimon VS Closer Divinity School. Vediamo lo schema della Raimon. Mark, Victoria, Jack, Todd, Conwell, Edmonds, Jude, Bob, Eric, Sean e Kevin. Ed ecco lo schema invece della Closer. Possiamo quindi iniziare la sfida 11 contro 11. Proviamo una scivolata con Kevin che non ci riesce. Facciamo grande illusione. E andiamo avanti con Jude. Ed ecco che... ci sarà
andando a tirare il furore, e ecco la tormenta glaciale di Sean. Eccola qua in tutto il suo splendore, questa favolosa tecnica, la più forte per il momento. Vediamo se ci sarà la parata. Usa soffio di fuoco, vediamo se la para. Non ci riesce, c'è Luna Zero Raimon vs Cluster Divinity School. Che gol. L'unico possibile è che non mi si è allenato abbastanza. Possiamo continuare. Usiamo una scivolata con Bobby. Usa vortice implacabile, Maxi. Scivolata proviamo con Todd, che ci riesce appunto. Proviamo uno scatto con Kevin, vediamo cosa sappiamo fare, ma niente, non ci riesce. Proviamo invece una scivolata con Jude, ed eccola. Proviamo una tormenta glaciale. Ecco qua una nuova tormenta glaciale contro il soffio di fuoco del portiere della Cluster Divinity School. C'è il 2-0. Che gol. Qua dicono sempre le stesse cose, ma possiamo continuare. In questo primo tempo, Raimon vs Cluster Divinity School. Intanto finisce il nostro furore, proviamo una scivolata con Bobby. Ecco che ci riesce. Siamo 1-2. Proviamo uno scatto. Ed ecco che proviamo il dragolato di Kevin. Ecco qua il dragolato, nuova mossa imparata contro la Gemini Storm. Ed ecco che c'è il 3-0. Doppietta di Sean e gol di Kevin. Al 24esimo. Una scivolata con Kevin intanto. Vortice implacabile di Marshall che mi scavalca. Va avanti. Però una scivolata con Edmonds. Possiamo quindi continuare. Una scivolata con Sean. Usa nebbia velenosa, Sparky, che riesce a scavalcare. Intanto c'è il fischio. Prova uno scatto, ma c'è ragnatela di Waxon, scusate. E c'è la fine del primo tempo, la prima frazione di gioco è terminata. Tiri, noi, loro 0, 4 tecniche usate, loro 6, 50% possesso palla e 50%. Metà metà. Intanto iniziamo con il secondo tempo, la seconda frazione di gioco ha inizio. Proviamo una scivolata con Bobby intanto. Proviamo un pallonetto. Dato che non può usare più mosse, c'è la parata. Ecco che si attiva il furore della Cluster Divinity School. Siamo una scivolata con Edmonds.
dell'Umbrella Junior High, quando c'è il fischio, fallo, calcio di punizione. Andando qua, se la passano a vicenda per il momento. Fra una scivolata con giù. Ecco che ci riusciamo. C'è un fischio, ma che fischio è? Guarda, qua intanto. Ma che fischio? Qua intanto c'è la punizione battuta. Infatti. Proviamo una scivolata micidiale. Ma c'è il fischio come sempre, c'è punizione. C'è il tiro. Noi siamo una presa, vediamo se ci riusciamo. Infatti ecco. Mi piace fare l'avversario. Non tiro niente male. Invece era malissimo questo tiro. Ecco che prendiamo la palla. Proviamo uno scatto contro Waxon. Ed ecco. Pallonetto. Eccolo qua, il pallonetto di Kevin. Ma c'è la parata. E poi finisce il furore della classe di Divinity School. Un furore servito a niente. Proviamo una scivolata con Jude. Altra scivolata, visto che abbiamo perso la palla. Proviamo uno scatto con Kevin. Non ci riusciamo. No. Una scivolata con Bobby. Passaggio per Sean, passaggio per Kevin, scatto contro Waxon che usa clone difensivo, una sua mossa finora mai usata. Per ora hanno fatto solo un tiro in porta che è stato semplicissimo da parare. Dando, ecco che finisce Raymond vs Cloister Divinity School. Abbiamo vinto 3-0. 5 tiri, un tiro. Loro hanno avuto questa volta il 60% di possesso palla, mentre noi 40%. Doppietta di Sean. Tanto che Eric impara a grande illusione. Non ci sono nuove mosse che abbiano imparato i nostri amici. Lo scontro è stato bello. Voi date lustro alla rete. Che tecnico presenti come gli allenamenti di cui sono sottoposti per essere stati utilissimi. Sbaglio fratelli, mi prego, insegnate su questo. Ottima idea, potremmo imparare molto a voi, vi supplico, rimatemi qui almeno per un po'. Fratelli? Guarda, organizziamo una festa per le nostre. Sì, una festa, io adoro le feste. Ottimo Marco, forse ora riusciamo a cominciare ad aiutarci a cominciare. Sì. Chissà. Qua intanto vediamo gli allenamenti. Aspetta solo a mangiare quelli. Intanto hai fame, assaggia una di queste. Questo sarà un altro scherzo. Una. Che succede? E ti piace il speciale da ultra super piccante, sembra di avere il fuoco dentro, eh? E se ne va Jack. Vai anche. Basta, sono stufa di quel mostro certo maleducato. Seria, chiama giù. Fondamentalmente dispiaciuto per il combattimento. Ho perso il filo del discorso. Stiamo parlando nell'allenamento. Utilizziamo gli appunti che ci sono stati mandati dalla leggendaria nazionale di 40 anni.
Dovremmo allenarci anche noi, sì. Seguendo questi appunti. Sbaglio, fratellone? Non sbagli, fratellino. Allora potremmo aiutarci a vicenda. Se vi schiererete al nostro fianco contro la Luce Academy, ti daremo gli appunti. Questo non è possibile. Sbaglio, fratellone? Non sbagli, fratellino. Per tradizione della Cross and Event, prendere distanze da inutili conflitti. Che concitudine. Perché odiate così tanto giocare contro altre squadre? Come ho già detto prima, noi non concepiamo il calcio in termini di competizione. Ok, ma se avete partecipato a Football Friendly avete avuto l'opportunità di affrontare... Intanto, sentite questi discorsi. Ecco che viene una anziana signora. Intanto viene questa vecchia, come abbiamo detto. L'allenatore passa molto tempo in montagna e cerca di vedere... Sbaglio, fratellone? Vediamo cosa sta accadendo. L'allenatore passa molto tempo in montagna a cercare di vedere una illuminazione. L'ultima volta che abbiamo visto... Mark, vorrei farti una... Perché è così importante per te? Quindi, siamo veramente il calcio, dovessi giocare per te. Perché invece... Perché io e mia nonna eravamo in segno di partecipare alle finali. E adesso, dopo aver sconfitto l'Elena, cosa farai? Non capisco. La tua passione per il calcio è smisurata. Il tuo animo è pure sincero. Si sente perfezionato. Bro, esplora anche altre strade. Altre strade oltre il calcio, no? Quello, come abbiamo visto, è l'allenatore. Che dice a Mark perché ama il calcio e tutte queste sciocchezze varie. La tecnica respinta in azzurro, una nuova tecnica per il portiere. Che tecnica si tratta? È una tecnica per chi come te ha una grande esperienza come portiere. Ti ho visto giocare oggi, è stato il mio istinto a guidarmi verso questa strada. Ma cresce poi, usa la testa e boom, no, anzi bang. Puoi rimanere qui a riflettere su ciò che ti ho detto. Libera la mente da tutti i pensieri e vedrai che la risposta verrà da sé. Posto. No, niente. Hai ragione. Che Marco ha desiderato la squadra. Se la prendo per sul lato opposto al campo. Mentre il giocatore una tecnica imparata con gli appunti segreti. Anche qua se ne vanno. Do un'occhiata in giro per la cluster di Viti. Ma noi ci vediamo nella prossima parte, la guida di Nazumi Level 2, bufera di neve. Alla prossima, da Wikichino, qua è tutto.